Adesso parliamo della partita di domenica sera, vi abbiamo già anticipato, Roma-Inter, perché questa è una partita particolare per tante cose. Allora, intanto la Roma ritroverà nella sua città ovviamente il tecnico Spalletti, che amore e odio per quel che riguarda Spalletti, anche se dobbiamo ricordare Spalletti è colui che ha portato poi la Roma in Champions League. E poi ci sarà la possibilità, invece, per quel che riguarda Roma, non ci sarà Nainggolan nell'Inter di Spalletti, invece per quel che riguarda Roma potrà ritornare protagonista Chic, perché abbiamo brutte notizie in casa Roma, ovvero sia Dzeko che El Shaarawy saranno fuori almeno per 4 partite, quindi davvero una grande responsabilità questa per Chic. Alfredo, pensi che Chic sarà finalmente in grado di cogliere al 100% questa opportunità che ha in queste 4 partite, dove comunque per un motivo o per un altro dovrà essere lui protagonista? Ma questa è una domanda che va avanti da mesi troppi, e per la legge dei grandi numeri ti dovrei dire sì, perché se pensiamo a quando è arrivato, all'esborso, al fuori ruolo e alla necessità di Francesco di avere un esterno che lui non è, e al fatto che poi abbia giocato spesso da esterno e ha mostrato i suoi limiti perché non è il suo ruolo, e perché comunque poi da vice Dzeko, quando entra al posto di Dzeko, gli viene l'ansia e la palpitazione, se mi passi il termine, semplicemente perché si aspettano tutti da lui un rendimento all'altezza dei soldi che hai speso, e sono passati troppi mesi, ti dovrei rispondere sì, in modo un po' superficiale, parlando di legge dei grandi numeri. Di sicuro l'esborso al momento non ha giustificato, la Roma dice che a gennaio non intenderà privarsi di Chic per mandarlo in prestito. Io una piccola porta la terrei: il fatto che la Roma non intenda è una volontà del 30 di novembre, poi se lui deve giocare soltanto quando non c'è Dzeko, visto che non è più adattabile come esterno, io penso che qualche domanda gli stessi uomini mercato della Roma dovranno porsela. Concludo dicendo che è importante per l'Inter, ma è molto delicata per la Roma, perché parliamoci chiaro, Di Francesco pagherà colpe non completamente sue. È in bilico, secondo te? Se perdesse male con l'Inter, intendo dire male con una prestazione non all'altezza, è normale pensare che la sua discussione, la sua posizione possa essere messa in discussione, visto che adesso qualche scricchiolio c'è. Quindi una partita importante per l'Inter per ripartire dopo Londra, molto molto molto, se mi passi il termine, delicata per Di Francesco, per i motivi che abbiamo accennato. Eh sì, ed è proprio così. Andiamola a fare allora a questo punto il punto in casa Inter, dove si affronta anche questo tema di un Di Francesco che deve trovare risultati, soprattutto in campionato. Sentiamo il nostro Carmine Rossi. Allora, questo, quello che potrebbe aspettare ovviamente Spalletti nella sua trasferta a Roma. Roberto Scarpini, l'Inter con che atmosfera, che mood arriva a questa partita, sapendo che non è più in mano sua la qualificazione in Champions League, che deve aspettare di capire che cosa succederà in altro campo, dove gioca tra l'altro Barcellona. Com'è l'umore in casa Inter? Tu che sei di casa. Roma e Inter arrivano da 2 sconfitte, ma lo stato d'animo è completamente differente. La Roma, nonostante la sconfitta, passa, è contenta del passaggio in Champions. L'Inter per la prima volta da inizio Champions si trova a non avere più nelle proprie mani il proprio destino, sì. È vero che è difficile che il Tottenham possa andare a vincere dove non vince nessuno da 5.400 partite, per carità, però il calcio è aperto sempre all'1-2, no, nel senso che quando leggi, ogni volta che leggo una statistica su Barcellona aumentano i numeri di partite che non perdono in Champions League, che segnano, va bene, non perdono mai, non hanno mai perso, non hanno mai perso, ma nel calcio sappiamo bene che tutto può accadere, quindi l'Inter dovrà fare al meglio la propria parte e poi sperare che, se il Tottenham sarà così bravo ad andare a vincere in casa del Barcellona, complimenti al Tottenham. Anche se si parla di turnover del Barcellona. Il Tottenham si gioca ancora la qualificazione, no? Peraltro, quindi insomma. Il Tottenham aveva un risultato contro l'Inter e ce l'hanno fatta, complimenti a loro. Venendo invece allo stato d'animo, qual è? Certo, quando sei lì pronto a prendere il grappolo e poi alla fine te lo portano via, è logico che ci sia un po' di amarezza, un po' di... però è vero anche che fino ad oggi l'Inter ha sempre saputo rispondere a un passo falso con una reazione immediata, e questo è quello che penso si aspetterà il nostro mister domenica sera a Roma.
Guardiamole Gianluigi insieme le formazioni probabili di Roma e Inter. Guardiamole insieme le formazioni probabili di Roma ed Inter con i dubbi di formazione che attanagliano entrambe le squadre. Per quanto riguarda Di Francesco c'è un po' di emergenza. Partiamo quindi dalla formazione della squadra giallorossa, che potrebbe essere schierata secondo questo modulo e con questi interpreti: Olsen tra i pali, Florenzi, Manolasso, Juan Jesus e Kolarov, visto il problema Manolasso, Cristante e Nzonzi confermati davanti alla difesa. E poi attenzione alla possibilità di vedere confermato anche Zaniolo sulla tre quarti, vista l'indisponibilità di Pellegrini, con un Derek Lievert insieme a Patrick Schick per il reparto avanzato. Vediamo anche le presumibili scelte di Luciano Spalletti, il modulo dovrebbe essere lo stesso, sempre 4-2-3-1 con Handanovic tra i pali, D'Ambrosio, Miranda dal primo minuto e Skriniar con Asamoah, anche se il problema occorso a De Vrij a Wembley non sembra particolarmente grave, l'ex giocatore della Lazio sarà disponibile. Vessino e Brozovic a centrocampo con João Mario, che potrebbe partire dal primo minuto in luogo di Nainggolan, visto l'ennesimo infortunio occorso al belga. Politano confermatissimo, si giocano un po' Keita, Balde e Perisic, con quest'ultimo che in questo momento parte un po' dietro nelle gerarchie rispetto al senegalese, viste le sue pessime ultime prestazioni, e Mauro Icardi ovviamente confermatissimo come titolare del reparto avanzato. E quindi Lautaro Martinez ancora in panchina. Ancora una volta in panchina, tanto per cambiare, così come ci sono altre dichiarazioni di Ivan Perisic che fanno seguito a quelle che avevano preceduto la sfida di Wembley. Ancora una volta immagina un futuro lontano dall'Italia. Spero i tifosi mi capiscano. La vedo dura, spero. Ivan Perisic, c'era una proposta dello United, stavo per lasciare l'Inter, ma ho deciso di rimanere per la perseveranza di Spalletti. Ha detto: spero che i tifosi dell'Inter possano capire il mio punto di vista, perché la sua volontà è quella di proseguire la carriera o in Premier League o nella Liga, stando all'intervista che ha rilasciato a 442. Ma Scarpini, possono i tifosi dell'Inter capire una dichiarazione di un loro giocatore che dice che vorrebbe andare a giocare all'estero? Magari non vedono l'ora, visto il rendimento delle ultime settimane. No, dubito, perché Perisic è un beniamino dei tifosi. Ma i tifosi, secondo me, hanno imparato, al netto di queste dichiarazioni di Perisic, hanno imparato rispetto a un calcio romantico di qualche anno fa, che ci si attacca meno ai propri beniamini, sono abituati. Perché sì, perché il calcio è cambiato, quindi il fatto di, non so, io penso a un tifoso della Juventus che, diciamo, a perdere oggi, aveva Pogba, un ragazzo che prendi giovanissimo, che cresce praticamente in casa, diventa un leader della formazione e per una cifra importantissima viene venduto. Ecco, questo è il classico segnale che ti fa capire che oggi i tifosi hanno un po' metabolizzato questo tipo di mercato, questo tipo di calcio, non ci si sorprende più di nulla. Oggi il tifoso si gusta il presente. Oggi ho questi campioni, sono i miei campioni. Domani ce ne sarà un altro, qualcuno andrà via, ne arriveranno di nuovi, sempre gratitudine per quello che ti hanno dato, quelli per cui ti fatto oggi, e domani penserai al prossimo. Mi sembra che il calcio da parte dei tifosi, per quello che io vivo il rapporto con i tifosi dell'Inter, ovviamente stia andando molto in questa direzione. Un tempo qualsiasi genere di dichiarazione, qualsiasi trasferimento faceva imbufalire in maniera completamente differente, più romantica, più passionale. Certo, è vero. Ormai il tifoso, così come i tempi cambiano in tutti i sensi, cambiano anche in questo senso. Una piccola domanda, Alfredo, poi ci separiamo, un'altra piccola pausa per pubblicità, poi abbiamo ancora un altro piccolo segmento insieme. Secondo te potrà parlare qualche altro parente di Lautaro Martinez, Alfredo, visto che anche probabilmente la partita che ci sarà tra Roma e Inter magari Lautaro non verrà schierato? Ma sai, poi parlano anche sulla portata di queste dichiarazioni, adesso con tutto il rispetto per chi le ha riportate, magari dopodomani Perisic dice che si è espresso male e voleva dire un'altra cosa, anche perché non penso che Perisic a dicembre possa parlare di una cosa della prossima estate. I parenti certe volte scrivono e poi cancellano. Detto anche in conferenza stampa prepartita, cioè lo sta dicendo con insistenza. E allora non si pentirà, lo dirà pure domani, hai ragione te probabilmente, lo ripeterà anche domani, perché Perisic, quando si mette in testa una cosa, probabilmente poi va avanti per 72 ore, fermo restando che siamo sempre al primo dicembre fra pochi minuti. Il problema di Lautaro per me è un finto problema.
Spalletti gioca in un determinato modo, diventa un vero problema quando un parente posta una cosa e poi la cancella. Se posti una cosa e poi la cancelli, ne parliamo per due giorni, Lautaro per me resta un talento indiscutibile da non paragonare con situazioni del passato, perché sarebbe blasfema, arriverà sicuramente il suo momento. Eh sì, ce l'auguriamo, perché comunque alla fine, per quello che si è visto, Lautaro Martinez può comunque aiutare l'Inter nelle sue vittorie, quindi è un po' un peccato che entro questo modulo Lautaro Martinez e Icardi non riescano a convivere. Ricordatevi quello che si diceva oggi, cioè? Un anno fa, di Joao Cancelo. E ricordatevi quello che poi infatti è stato detto. Hai ragione. Arrivava da un altro campionato, doveva apprendere determinate cose, non giocava, le critiche, perché un giocatore così non viene fatto giocare, poi è arrivato il suo momento e non è uscito più. Quindi. Vabbè, arriverà allora, secondo quello che ci dice il direttore di Inter TV, Roberto Scarpini, arriverà quindi anche il momento di Icardi, di Lautaro Martinez insieme magari a Icardi, chi lo sa, questo è sempre un po' un dubbio amletico, no? Che ci portiamo avanti ormai dall'inizio di questo campionato. Dobbiamo separarci, la pubblicità, pochi minuti, poi ancora un piccolo blocco in una vostra compagnia, rimanete lì. Destruction.